Un avete vero di 13 metri, tutto fanese, con migliaia di luci che lo posizioneranno nell'Olimpo degli abeti più luminosi d'Italia per la felicità degli amanti della più pura tradizione natalizia e l'arrivo, finalmente, è il caso di dirlo, di 20 casette in legno per il mercatino, spostabili nei giorni di mercato, che prenderanno il posto degli scorsi anonimi ed ospedalieri gazebi bianchi per creare in piazza 20 settembre a Fano una vera atmosfera avvolgente e magica, come nelle più apprezzate località d'Italia che hanno puntato sempre su un Natale di qualità e di grande effetto scenografico come evento invernale. Inoltre, a colmare una lacuna di sempre, fa il suo ingresso nel Natale più fanese la strada dei presepi, anche con scenografici esemplari interamente realizzati in sabbia. Insomma, finalmente, dopo le stravaganti elaborazioni ecologiste, artistiche, distintive e alternative degli anni scorsi, il Natale più fanese sceglie la certezza del Natale più tradizionale. Sarà un Natale straordinario ed è, mi piace sottolineare, anche la coronazione di un percorso che abbiamo voluto fare in questi anni di costante crescita, con il risultato straordinario di questa nuova edizione. Un calendario di eventi ancora però tutto da presentare, ma che già da queste due anticipazioni sembra avere le carte in regola per essere uno che lascerà il segno. Direi il Natale più importante, un percorso importante che abbiamo fatto da 3 anni a questa parte, da quando è nato il Natale Più. Ovviamente il progetto del Natale Più prevede di incentivare la passeggiata per tutti i turisti e di rendere bello tutto il centro storico fanese. Oggi ne abbiamo presentati di importanti, anche se abbiamo detto che i progetti non sono finiti qua, alcuni li vogliamo svelare la prossima settimana. Il lato artistico e creativo quest'anno lo interpreteranno gli studenti del liceo Apolloni, che allestiranno nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco un presepe artistico con statue a grandezza naturale create con una lavorazione ed intrecci di reti metalliche. Il modello, l'abbiamo visto stamattina, sembra promettere molto bene, è una tecnologia nuova anche quella della rete in ferro, quindi sarà un'espressione moderna che coniuga però la tradizione con l'impianto scenografico dell'ex chiesa, quindi penso sarà, speriamo tutti, una bella sorpresa e un contributo alla Via dei Presepi. Natale però, non lo scordiamo, è anche economia e indotto. Ecco perché la scelta dell'amministrazione è di metterci su maggior risorse, 70.000 euro, più del doppio degli scorsi anni, sostenuta anche in questo sforzo dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confartigianato. Ed è un momento anche per le attività commerciali del centro, che si stanno con i loro rappresentanti, si stanno impegnando tantissimo per regalare questo un Natale più, come lo è il nostro brand. We'll be right back.